Quando in fase di consulenza mi vengono dette determinate cose, spesso io sono conosciuto per fare l'avvocato del diavolo, di fare quello un po' antipatico che stronca le idee, boccia le idee, ma se lo faccio è semplicemente perché faccio qualche valutazione in più rispetto a chi con grande entusiasmo sta per iniziare una nuova attività. Ultimamente quella che sto stroncando di più e voglio fare all'interno del mio locale, oltre alla zona per bambini, una zona per bambini, per ragazzini, per teenager che vadano dai 12 ai 15 anni. Ok, fermo restando che sicuramente è una bella idea, sicuramente è una cosa che sulla carta può sembrare molto bella, ma va fatta una valutazione sempre dal punto di vista economico. Perché? Quanto è grande il locale che stai prendendo? Nella media dei locali della nostra clientela tipo si oscilla tra i 100 e i massimi 400 metri quadri. Poi ovviamente ci sono delle eccezioni, ma in linea di massima non si arriva a 400 metri quadri. Ecco, in questa metratura tu dovresti ritagliare uno spazio per dei ragazzini che vanno dai 11, 12 fino ai 14, 15 anni. Allora, premesso che quello che generalmente si pensa di inserire sono: vorrei mettere dei giochi interattivi, vorrei mettere qualcosa di digitale, vorrei mettere, che sono tutte cose che i ragazzini tra i 12 e i 15 anni hanno a portata di mano sul tablet, sullo smartphone e a casa sul PC. Quindi sì, gli stai dando una cosa innovativa, ma in realtà è una cosa che per loro è poco innovativa, forse è innovativa per me, ma per loro è meno innovativa di quello che si può pensare. Esistono delle cose realmente innovative, ma stiamo parlando di investimenti veramente elevati e quindi di sale con realtà aumentata, realtà virtuale, che però spesso non sono le idee che chi sta aprendo un locale per bambini pensa di inserire all'interno di questi spazi. Pensa generalmente alla Xbox, alla PlayStation. Ti dico quello che generalmente mi viene detto in fase di consulenza. E allora, quello spazio là, io devo per forza bocciarlo. Ma perché? Perché io devo cercare di ottimizzare il tuo locale in modo tale da renderlo quanto più redditizio possibile. E allora, se uno spazio di 100 metri quadri deve essere riservato a dei ragazzi tra i 12 e i 14 anni e i 15 anni che poi magari verranno una tantum e quindi le feste potrebbero essere 2, 3, 5 al mese. Devo per forza farti notare che se non altro per una questione numerica, quindi tu hai 4 anni potenziali di festeggiamenti, quindi 12, 13, 14 e 15 anni, e stiamo andando veramente, stiamo tirando la coperta all'estremo, perché a 15 anni non verranno mai a festeggiare in un locale così, a fronte di 10 anni potenziali. Quindi le feste di compleanno per bambini si festeggiano dagli 0 ai 9 anni, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi è praticamente il doppio dal punto di vista potenziale. Tu stai rischiando di accantonare 9 bambini che potrebbero festeggiare a fronte di 4 che molto probabilmente preferiranno andare in pizzeria. E allora l'idea è bella, l'idea la sposo con tutte le mie forze, anche perché sono sempre amante delle innovazioni, però non posso non farti il calcolo matematico e non posso non sottolinearti la possibilità che quell'idea non vada a buon fine o comunque che non abbia i risultati che tu possa immaginare, almeno se parliamo di locali con caratteristiche di quelle che spesso trattiamo, quindi locali che vanno dai 100 ai 400 metri quadri. Ovviamente, se pensi di fare un locale completamente differente, è assolutamente possibile. Esistono sicuramente delle tecnologie nuove, tipo la realtà aumentata, i giochi virtuali, che sono qualcosa di completamente differente, però devi focalizzarti su un tipo di attività differente, con caratteristiche strutturali differenti e con investimenti differenti. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e continua a seguirmi e a seguirci su tutti i nostri social e sul nostro blog. Ciao e alla prossima!